c'è stato un inizio difficile in quanto Fabio a Phillip Island si è fatto subito male nei test e quindi è stato un po' traumatico l'inizio. Abbiamo purtroppo questo infortunio ha dovuto far star fermo Fabio parecchio tempo e nel frattempo abbiamo cercato dei sostituti, prima Baiocco e poi con Luca Scarsa in Malesia, in quanto Baiocco ha avuto un round di campionato nazionale, e cercando dei piloti che comunque avessero già guidato Ducati. Pensiamo che come primo anno in Superbike, comunque purtroppo parte l'infortunio di Fabio, è partito bene, è andato abbastanza bene, nel senso che comunque sia con Baiocco che con Scarsa siamo andati ad ottenere delle top 10 nelle Super Pool e comunque siamo andati a punti, che per noi è un ottimo risultato. Com'è stato lavorare con Baiocco? No, è stata un'ottima esperienza in quanto comunque è un pilota che ha esperienza su questo tipo di moto ed ha portato un buon, soprattutto con la nostra inesperienza a inizio stagione, ha portato dei buoni riscontri e ci ha aiutato a fare quel passettino in avanti che a noi serviva. Beh, le differenze sono molte, sia nella gestione della moto, perché comunque è una moto che richiede molto lavoro, sia a livello tecnico che elettronico. E comunque non ci siamo dovuti adattare a questo fatto delle due, manche, quindi organizzarci in modo di poter fare tutto al meglio, anche senza esperienza. Per ora pensiamo di esserci riusciti bene. C'è sempre da migliorare, però pensiamo di essere a un buon livello. La prossima stagione cosa può passare con il team, con il pilota? Beh, ancora questo è tutto da definire. Sicuramente se ci sono possibilità che tutti gli sponsor ci seguano come hanno fatto quest'anno, che il pilota si sente bene. Comunque la nostra volontà è quella di continuare anche nell'anno successivo.